Allora, tra pochi minuti cominceranno le premiazioni. Si avvertono tutti i concorrenti a riunirsi nella piazza della Rocca. Grazie. Di queste persone, che io vorrei tributargli un applauso per tutto quello che fa, porti il nome di Sandro Zucchini. Bravo. Grazie di cuore. Facciamo presto, io vi ringrazio come sempre per la vostra partecipazione, ma soprattutto per quello che portate ad Umberti. Non mi dimentico mai di dire che siete portatori di benessere, vuol dire che portate tanti soldi che per l'economia del paese sono una cosa molto importante in un momento particolare come questo. A questo proposito volevo presentarvi due personaggi importantissimi per Umbertide: l'onorevole Giampiero Giulietti, che è ex sindaco di Umbertide, ora alla Camera, che ha presentato un progetto per quello che riguarda il contratto di fiume e gli impianti sportivi, credo anche per la pesca, lo dico. E il sindaco di Umbertide, Marco Locchi, a cui dobbiamo un grazie per tutto quello che ha messo disponibile a disposizione e per quello che ci dirà a riguardo anche del Tevere. Ve lo dirà lui, non voglio anticipare nulla. Per adesso vi ringrazio, passo la parola a Giampiero Giulietti. Io non aggiungo più, spero solo che vi siate trovati bene. Quando è iniziato il progetto è nato grazie all'impegno delle amministrazioni comunali e regionali e provinciali, ma anche grazie all'impegno della FIPSAS, delle associazioni di pescatori ovviamente del nostro territorio. Oggi c'è stata questa importante, non direi giornata, è qualche giorno ormai, che tra prove, mostra mercato e la gara di oggi, insomma, Umbertide si è riempito di tante persone che volevano partecipare a questa gara, ma è anche l'occasione per ricordare quello che ha detto prima Sandro, il fatto che anche a livello nazionale si ci sta interessando facendo un progetto che riguarda il contratto di fiume, quindi che riguarda tutto quello che intorno al fiume nasce e cresce, dalla pesca alle abitazioni, agli esercizi commerciali, ai centri storici delle nostre città. Del resto lo dirà anche il sindaco, ma Umbertide è una città che vive tra la ferrovia e il Tevere, insomma sono i nostri assi fondamentali, nonché sono anche le due direttrici che attraversano per intero la nostra regione. Spero che vi siate trovati bene. Il Tevere, al di là di qualche inconveniente, è lo stesso che ci troviamo un po' tutti gli anni, anche come inconveniente o anche come probabili problemi, però credo che l'accoglienza di questa città, l'accoglienza dell'amministrazione, ma anche l'accoglienza dei tanti cittadini, sia un'ottima cornice per la gara che avete disputato oggi. Grazie a voi. Bene, ringraziamo l'onorevole, diamo la parola al sindaco ricordandogli una cosa, che ad Umbertide arrivano tanti pescatori delle regioni limitrofe, ma oggi ne abbiamo anche due che hanno scelto Umbertide e arrivano da Torino, dal Piemonte e addirittura da Siracusa della Sicilia, quindi lei è sindaco di tante persone che arrivano da tutta Italia. Grazie, ma diciamo che con la pesca ci siamo abituati, perché ogni volta c'è tantissima gente che viene da tutta Italia. Oggi credo che abbiate fatto il pieno, perché 230, 240, da tutta Italia, quindi oggi è veramente un onore avervi ospitato e spero che vi siate trovati bene, non solo per l'acqua, non solo per il Tevere, ma anche per tutta l'accoglienza che questa nostra città è in grado di tributare a tutti i nostri ospiti, che ci fa sempre piacere ospitare, quindi speriamo che ritornate sempre di più. Rispetto al Tevere, io ho una spina al fianco che Sandro, gli avete fatto l'applauso all'inizio, ma se lo merita tutto, perché è lui tutte le mattine, tutte le sere controlla il Tevere e immancabilmente tutte le sere e tutte le mattine mi chiama e mi dice qual è lo
stato del Tevere. Ora martedì ci abbiamo anche un incontro per vedere un po' questi aspetti, però come diceva anche Gian Piero prima, noi ci siamo abituati, insomma, a questo Tevere. Dopo, passato il primo caldo, aprile-maggio, assume un po' questo colore che delle volte è più scuro, delle volte più chiaro, però è un po' una costante di questo fiume, specialmente in un periodo che fortunatamente adesso è anche caldo. Quindi adesso controlleremo meglio, però insomma io credo che vi siate trovati comunque bene, il campo di gara cerca di accogliervi sempre al meglio, speriamo di rivederci presto qui a Umbertide, grazie di nuovo e buon rientro a casa, grazie. Bene, noi ringraziamo le autorità per l'accoglienza, l'ospitalità. Voglio, prima di iniziare le premiazioni, ho qua l'elenco di coloro che hanno oggi veramente fatto bene, ringraziare le aziende che hanno partecipato, anche se in modo sperimentale, perché è la prima volta che facciamo un'iniziativa con una mini esposizione delle novità dei prodotti, l'azienda Trabucco, Betty Sport, Tubertini, Colmich, Idra, la Maver e la Matrix. Ecco. Applauso al vincitore, ragazzi. Il secondo classificato, quindi medaglia d'argento su questo podio virtuale, però insomma è molto accogliente, perché insomma c'è l'ombra, c'è l'erba fresca, meglio di così non si poteva. Chiamiamo per anche lui per un grande applauso, perché perde, pensate bene, per soli 3 atti il primo posto, ed è Stefano Barnini della Piede Certaldo. Qua la foto diritto, attenzione perché l'anno scorso una gli è sfuggita di mano. Che fanno anche male le tali. Bene, un altro applauso a Stefano. Con 5.740 punti, viene dall'Emilia, dalle zone di Modena, e solitamente veste il colore rosso dell'azienda Milo, Reggianini Massimo dell'APSD Saliceta Pianeta Pesca. Bene, un applauso a Massimo Reggianini. Una foto con tutti e tre i vincitori. Per la foto ricordo, con la targa, tutto. Con le ciliegie quest'altro anno. Io direi di fare i primi tre del feeder e poi andiamo. Esatto. Sì, dopo due altri. Sì. Facciamo i settori. Pronto? Sono a Umbertide. Bravi. No, no, è finito. Ho fatto 5, tranquillo. Ok, perché è stato bravo l'anno scorso, ma quest'anno ha passato il testimone a un altro umbertidese, che io qualche anno fa, in modo scherzoso con un articolo giornalistico, lo definì il principe Tevere. Questo pescatore è forte, perché è giovane ma fa male anche ai grandi, si chiama Gregorio Giannone. Grazie. Allora, questo giovane campione, perché adesso lo era anche prima, perché ha vinto gare importanti in coppia con degli inglesi famosi, e quindi mica scherza, anche il trofeo, per cortesia, signora Valletta, qua stiamo andando a rilento, com'è? A rilento. Allora,
Ecco qua per le foto. C'è altro, Gregorio Giovannoni vince con l'incredibile peso di 12.300 punti, quindi sono 12 kg e 300 che sono rappresentati da solo Cavedani. Ah, però tutti i Cavedani, perché nel Tevere ci sono i Cavedani. Qualcuno pensava alle carpe e si è sbagliato di grosso. Bene, quindi un doppio applauso, perché vincere con tutti i Cavedani è un bel successo. Bravo Greg. E lo liquidiamo dicendo che i tempi sono maturi, da principe lo promuoviamo a re del Tevere, va bene? Città di Castello. Sei di Città di Castello? Ah. Provincia di Perugia. Provincia di Perugia. Provincia di Perugia. Pensa che io abito a Cesena, una volta le targhe erano Fo, dicevano che venivo da Foggia e mi incazzavo perché io ero di Cesena, non ero di Foggia. Adesso abbiamo fatto le targhe FC, Forlì Cesena. Vabbè, province ci sono, poi vedremo quello che succederà. E il terzo classificato, ringraziamo Marco Mandrelli, facciamo le foto tutti insieme, nel settore feeder, e un altro che è abituato a mordere, è un livornese, uno di quelli che si arrabbia spesso perché bisogna vincere, bisogna arrivare. Signori, non ha bisogno di presentazioni perché è già stato in nazionale quando faceva le gare nel mare, ha vinto le gare dei trofei internazionali più importanti, Andrea Canaccini, che pesca con la società di Firenze Apo, quindi un bel terzo assoluto, un podio importante che ancora una volta si aggiunge ai tanti altri podi. Andrea, quanti ne hai vinti? Ho vinto 3 campionati del mondo di pesca in mare, una medaglia di bronzo e una d'argento. E adesso anche il Match Fishing Cup, quindi una bella soddisfazione. Cosa sono? 3 mondiali e il Match Fishing Cup, insomma. Certo, certo. Allora, complimenti. Siccome quello che conta di più è l'ultimo. Sembra giusto. Allora, siccome ci vediamo a fine agosto, a fine agosto allo Stellato, spero che le tue cartucce le hai spese tutte oggi. Così. Non credere. Che hanno collaborato, ma in modo particolare vorrei ringraziare la Matrix, che ha fatto veramente un grosso sforzo per regalare a tutti i concorrenti del feeder una busta con alcuni prodotti più particolari per questa pesca. Ovviamente anche l'azienda Betty Sport, che commercializza i prodotti Preston e le pasture Sonobite. Poi abbiamo Trabocco, Tubertini, Comic, La Hydra e la Maver. Questo era un anno sperimentale, abbiamo visto alcune cose che potevano funzionare meglio, la rifaremo, perché le cose che piacciono a noi ci piace rifarle, e quindi il prossimo anno, correggendo alcune disfunzioni, alcuni errori, la rifaremo ancora meglio di quest'anno. Sandro ci ha già trovato una location al coperto meravigliosa, ci organizzeremo con le aziende che ci hanno assistito, veramente, anche se con poco, però sono qua tutte presenti, con dei prodotti eccezionali. Ringraziamo quindi tutte le aziende, Giancarlo Ermiraglio, Gianmarco Ippoliti, Gianluca Zampa, Moldovan Livio per l'azienda Tubertini, il grande Vess e il nostro mitico Bevi, che sono reduci dal mondiale in Irlanda, non l'ho detto, anche se hanno avuto un risultato non da podio ma l'hanno sfiorato, sono qui, facciamogli un applauso, perché il Gargan non è facile pescarli. Ai nostri due atleti della nazionale italiana di feeder, che ci rappresenteranno anche in Olanda, almeno il Vezzolini, e lì ci sono le brane, speriamo che vieni a casa con un qualcosa, se no ti tronchiamo le gambe e tutte le canne. Abbandonato. Quindi Luca, se poi Carla vuoi ritirare un premio a tuo piacimento qua da Luca, un applauso a Carla perché ha dato filo da torcere ai fideristi anche oggi in carpa in alta. Grazie Carla della tua partecipazione, grazie. Ritiro un premio. Poi abbiamo un concorrente che arriva da Siracusa. C'è? Da Siracusa? Ma come fai da Siracusa a venire qua? Me lo devi spiegare. Cioè, vieni qua. Cioè, raccontalo, perché qua abbiamo gente che già da San Marino a venire a Umbertide si alza il giorno prima. Te com'è sta storia? Da Noto, provincia di Siracusa, ancora più basso. Beh, allora ti facciamo veramente tanti, ma tanti complimenti,
perché venire da Noto, insomma, a pescare qua al cospetto di gente, guarda quello là, Bologna Ercole è stato in nazionale a San Marino, ha girato tutto il mondo, l'avevi mai visto di persona? Ecco, allora guarda, guardalo bene perché poi lo metto sui giornali. Allora, complimenti, vai a ritirare un premio perché la tua presenza veramente ci rende veramente orgogliosi. C'è anche un altro amico che arriva dal Piemonte, dov'è? Qua, guarda mo. Anche te dal Piemonte, ma non c'era una partita della Juve del Torino oggi da andare a vedere? No. Ah, Gobbo, parca miseria, Gobbi no, no, Allora quando il Cesena verrà al Juventus Stadium, ci sentiamo prima che vediamo, Va bene. Non lo so, non lo so, quest'anno abbiamo degli spaccosse in difesa che non lo so. Complimenti, anche l'anno scorso c'eri, grazie della partecipazione. Grazie, grazie. Grazie.